Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi secondo appuntamento con i tots della Bundesliga. Difatti, dopo aver visto Bellingham, Nkunku e Sule ieri, oggi vi porto altri tre giocatori che sono molto sottovalutati secondo me, e sto parlando di Diaby, di Lewandowski e di Ndicka. Diaby perché forse per il prezzo, forse perché siamo stati abituati a vederlo con poco piede debole, è passato un po' in sordina. Lewandowski perché spesso lo si confonde col Toti, ma in realtà questo Toti ha sempre delle caratteristiche un po' particolari. E infine Ndicka perché magari è stato messo in secondo piano da Sule, che era una carta gratuita, ma io vi dico di mettervi comodi e guardarvi queste clip perché forse potrebbe esserci una sorpresa nel rapporto di gerarchia proprio tra il difensore francese e invece il difensore tedesco del Bayern. Quindi niente, lo scopriremo tra pochissimo. Partiamo dalla freccia nera, che non è Gervinho come lo chiamava Zampa un tempo, ma Diaby. E guardate qua che speed boost e che controllo palla ha questo giocatorino. Per 100k vi portate a casa un clamoroso giocatore esterno di fascia. Guardate qui ancora una volta, dopo essersi fatto trovare prima pronto per il tap-in, che mina di sinistro, che gli ha menato, si sente tantissimo l'upgrade che ha avuto sul piede debole. Guardate qui ancora una volta come sinistro-destro va a concludere, semplicemente spostando la palla da un piede all'altro. Qui ancora una volta si fa trovare pronto sull'esterno, speed boost, tiro ancora di sinistro ad incrociare, veramente spietato quando c'è anche da dover concludere a rete. Vedete poi, non ve lo devo manco dire, cioè sulla fascia dalle piste agli avversari. Poi ha anche quella compostezza di fermarsi e rallentare la corsa per controllare palla, mandare al manicomio gli avversari come in questo caso e servire i suoi compagni al centro dell'area di rigore. Questa è l'azione emblematica, guardate qui, di sola levetta si gira e si rigira su se stesso come una piccola trottola. Serve la palla dentro su Mbappé, che poi vede Lewandowski, che è un altro oggetto di questo video, e vi spoilero, guardate qui come si muove bene, sorprendentemente, e finalizza con quel mancino che gli è stato bustato alla grande. Passiamo proprio su Lewandowski, che non solo qua ci fa continuare a vedere un'ottima finalizzazione con il piede debole, ma ci fa vedere anche un ottimo speed boost. Poi, gran clinical finisher, perché questo è un gol più difficile di quello che possiate pensare, ancora col sinistro e al volo, qui invece un bel pallonettino per scavalcare il portiere in uscita. Vedete, qui vi faccio un focus sul controllo palla, perché non è per niente un tronco sto Lewandowski, si muove molto molto bene, finta di tiro, tiro cancellato, tiro a giro, qua poteva fare un pelino meglio, ma guardate qua che gol, questo gol è pazzesco, ha un angolo di tiro che questi attaccanti che ci sono ormai non vedono più su FIFA, invece lui precisissimo l'ha andato a menare dentro. Qui con ancora Lewandowski dentro l'area, serie di numeri, palla sul mancino all'incrocio, quindi bene bene bene. Qui ultima giocata ancora con questo tiro a giro che poteva fare col destro, invece se la sente di farla col mancino e chiude alla perfezione, quindi veramente approvatissimo Lewandowski, così come super approvato sto Ndicka. Guardate qua che precisione negli anticipi, come si muove benissimo con l'L2, molto meglio di Sule. Sapete a chi lo paragono sto Ndicka? Un po' a Rudiger, mi ha ricordato sia per body type sia che per fluidità di movimenti il giocatore tedesco del Chelsea. Guardate qua, sbaglio un intervento ma ci mette 12 secondi a recuperare. Qui tiene benissimo Eto'o che stava partendo mettendosi davanti col fisico automaticamente. Qui intervento in scivolata precisissimo e super preciso con l'L2, ancora una volta a sradicare il pallone senza commettere fallo, e qui mette pure una bella toppa sull'uscita a vuoto di Sule. Guardate poi qua come vado a uscire e aggredire anche alto e a recuperare l'ennesimo pallone. Allora partirei da Ndicka, ragazzi, che come avete potuto vedere dalle clip mi ha veramente fatto impazzire, perché parliamo di un giocatore di 1,92 m, alto normale, piede sinistro, 3 di piede debole, ma vabbè, quelle sappiamo che non sono stats che importano più di tanto con un difensore. Però quello che ha fatto la differenza non solo è la sua velocità in campo aperto quando c'è da recuperare gli avversari che partono, non solo anche la sua capacità di poter impostare l'azione decentemente, ma la sua reattività esplosiva con l'L2. Infatti quell'agilità 83 e quella reattività 91 si sentono veramente una bellezza, è un qualcosa di assurdo. Lo potete utilizzare per difendere i micromovimenti, per uscire alto a recuperare il pallone, per difendervi dentro l'area e cercare gli autoblock, è veramente completissimo. Per quello che costa è pure francese, strafacilmente linkabile, immagino anche per esempio potete piazzarci Varane vicino, ci mettete poi un portiere che fa intesa e il gioco è fatto. Elevazione 87, resistenza 91, forza 94, aggressività 90, che unito a quell'L2 bellissimo fanno sì che il giocatore praticamente rimanga così attaccato fino a quando non ha recuperato il pallone.
stata una piacevolissima sorpresa. Gli do un bel 8 e mezzo, va, Stondica. E lui sì che ce lo butto in una top 10 probabile di difensori arrivati a questo punto del gioco, perché anche considerato il qualità-prezzo, per me ci sta di brutto. Diaby, invece, è un altro giocatore che per me è estremamente sottovalutato, perché si è beccato un bel upgrade di piede debole, che era sempre il suo problema primario. 4 di skill, 1,70 m. Come potete vedere, da esterno l'ho utilizzato, si è fatto 40 partite all'anime Kite è morto, 10 gol e 7 assist. Un saluto al signore che strombazzava in pieno giorno. 99 di accelerazione, 99 di velocità scatto. Lo sentite che non ve lo sto manco a dire, perché è una roba allucinante sto Diaby. Si teletrasporta, straagile, super equilibrio, finalizza anche molto bene, l'avete visto, sia con il destro che col sinistro, nonostante il sinistro non sia il suo piede forte e nonostante non abbia il 5 di skill. Ma la cosa che più mi ha colpito è che sto Diaby ve lo regalano, cioè è regalato, costa 140.000 crediti, 150.000 prima avevo visto, era un po' risalito. Ma è praticamente un giocatore che vi portate a casa con due spicci. Pure lui è francese, pure lui vi dà la possibilità di poterlo linkare in diverse squadre, vi dà la possibilità di poter svariare, provare giocatori diversi. E onestamente, questo qua, se vi piacciono i giocatori così, potete anche fare la mattata di provarlo da punta in un attacco a due, perché diciamo è simil Bay Edder, si muove molto 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 bene. Avete visto quante volte di sola levetta, di solo finto di tiro cancellato, ho fatto venire mal di testa agli avversari, davo la palla dentro e poi i miei attaccanti facevano il resto. Quindi un bel lotto a questo Diaby. Stile intesa gli ho lasciato base, perché boh, tanto è super veloce, così prendeva un po' di upgrade in tutti quanti i reparti. Ho detto, sai, non glielo metto nemmeno lo stile intesa. E devo dire che non ha deluso, anzi, mi ha sorpreso tantissimo. Chiudiamo con Lewandowski, invece, un altro giocatore che quando arriva il TOTS sovverte un po' tutte quante le gerarchie delle sue versioni speciali, perché si becca 5 di piede debole, 4 di skill, 1,85 m, e come potete vedere, 15 partite, ha fatto 14 gol e 11 assist. Veloce, perché è veloce, anche se comunque il body type non vi aspettate che sia veloce quanto un Mbappé in campo aperto, perché non lo è, però ha un bello speed boost. Avete visto quel gol con speed boost più tiro di sinistro? Il 5 piede debole si sente da paura, è come se fosse il destro, cioè non c'è differenza. Quando c'è da finalizzare, sto Lewandowski è veramente una sentenza. Infatti ha 99, 95 di potenza tiro. Il tiro dalla distanza, vi devo dire, c'ha pure tiro di precisione, ma io ho sbloccato Süle e con sto Lewandowski ci ho messo 16 giorni prima di fare un tiro a giro. Quindi c'ha pure il tratto, ma non è che c'ha questo grandissimo tiro a giro, secondo me. Ottimi passaggi, però non vi fate venire strane idee, C o C. No, questo deve fare la prima punta o la seconda punta, ancora meglio. Anche perché, nonostante il body type, nonostante il 99 di forza e il fragile 84 di agilità, sto Lewandowski mi si è girato pure molto bene. Quindi, soprattutto se sta in tandem con un attaccante più veloce e più agile, devo dire che duetta molto bene. Infatti, c'ha 98 di reattività. Mi ha stupito. Quando c'è da cancellare il tiro, veramente la palla la fa sparire. E l'avete visto pure con il gol che vi ho messo nella clip. Quindi, credo che il prezzo sia destinato a calare più o meno sul mezzo milione. E per me, per quello che insomma può valere, se vi serve un attaccante di questo tipo, se avete una Bundesliga, sto Lewandowski, anche qua un 8 secondo me se lo porta a casa. Stile d'intesa consigliato, motore che magari provate a farle renderlo un po' più agile, anche se sapete che chi nasce tondo non muore quadrato. Raga, anche per questa review è tutto. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato o provato questi giocatori. In particolare ci tengo tantissimo a sapere cosa pensate di Ndicka e di Diaby, che sono secondo me due hidden gem pazzesche, e l'avete visto anche dalle varie clipette che ho registrato durante la Weekend League. In particolare Diaby, quel gol pazzesco di sinistro più speed boost l'ha fatta contro un pro, ed è stato il gol che l'ha fatto pure quittà, quindi veramente mi ha stupito un botto. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento e la piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. Io vi mando un abbraccione e un salutone, e alla prossima dal vostro Liberoschi. Ciao!